Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. No, non devo fare delle saldature, ma è tempo di fare alcuni rehouse. Più nello specifico, questa specie che ne ho due. Quindi adesso è ora di sporacchiare un po' di contenitori. Qua sono dei classici contenitori da non ricordo le misure. Quindi a cosa mi serve questo? Semplice, ve lo faccio vedere. Perché visto che bucando con un trapano, se non si ha la mano ben ferma, si rischia di spaccare la plastica. Con un saldatore da poche decine di euro vi evitate mille problemi e in più bava, scarti, così. Questo per lo più fa un po' di fumo, però nulla di che. Quindi vado a fare i fori. Ah, tra l'altro questo ha già dei fori di areazione qua. Sì, non ve li sto facendo vedere. Questi, però, secondo me non sono a sufficienza. Quindi vado a farne qualcheduno in questo lato e nel lato opposto. Allora, farli uno sopra l'altro, sfalsati, non cambia nulla, tanto l'aria all'aria non interessa come fate voi i fori, deve solamente entrare e uscire. Aria e umidità. Fateli poco sopra il substrato. Ecco, io andrò a riempirlo fino a circa un terzo di substrato. Ecco, questa operazione sarebbe meglio farla non al chiuso come la sto facendo io, ma in un luogo ben areato, perché sennò vi si forma la nuvoletta. Nuvoletta. Vabbè, tanto sono già abituato col mio lavoro a mangiarmi il fumo. Più che altro, più che per noi, per gli animali, che potrebbe essere un po' nociva. Vabbè, dai, tanto ho già finito di fare questo. Tenitore? Sì, ci può stare, chi ha che fumiera ne fa. Uno. Se volete fare le cose un po' più precise, a me non interessa che sia precisissimo. Potete segnarli con un pennarello. Segnate dove bucare. Per chi ha la malattia della simmetria. Perfetto, lo spengo. È spento. Questo qui viene venduto senza supporto perché l'ho pagato una stupidata e il supporto me lo sono stampato. Così non mi brucia in giro. Questo adesso lo mettiamo da parte, intanto non ci serve più. Ora vi faccio vedere come compongo io. Tanto è già asciutto, è già freddo. Allora, solitamente faccio uno strato di vermiculite o argilla espansa. Adesso ho ancora un po' di vermiculite, però quando la finirò o mi ricompro la vermiculite o utilizzerò l'argilla espansa che è molto più economica e fa lo stesso lavoro. La metto sul fondo perché andrà a assorbire tutti i liquidi e li rilascerà piano piano. Quindi cosa faccio? Una volta messo questo strato, andrò a mettere sopra il substrato della torba irlandese e in un angolo andrò a fare un'altra piccola montagnella di
vermiculite, in modo che l'acqua la verserò sempre in quell'angolo, in modo che verrà assorbita e distribuita verso il basso, così verrà rilasciata gradualmente. Ok, come si può vedere, ho messo substrato negli angoli. Ho fatto ancora un cumulo di vermiculite e ora vi darò la dimostrazione. Non ho una bottiglia d'acqua, beh, uso questo, di come assorbe e distribuisce l'acqua. Tac. Io vado a spruzzarla tutta nell'angolo. Lei con una spugna se la andrà a bere tutta e me la andrà a distribuire uniformemente per tutta la lunghezza del terrario, della fauna box o della scatola, qualsivoglia contenitore stiate usando. Tac. Uno. Come si può vedere, tutta la zona ha già assorbito l'acqua, quasi completamente l'acqua, quindi la andrà a rilasciare gradualmente per tutta la lunghezza del substrato. Essendo una specie che ha bisogno di un tasso di umidità abbastanza alto, cerco di adottare questo escamotage, mettiamola così, in modo che il substrato sopra risulti appena appena umido e sotto sia completamente bagnato, in modo che se ha bisogno di più umidità potrà comunque scavare e andarsela a cercare da sola. Ok, ora manca una tana, due, l'osso. Ok, corteccia c'è, substrato inumidito, ora manca da mettere le due xenestis. Coperchi sempre a portata di mano, un pennello abbastanza lungo, inizia già a scalciare. Ok, la prima è dentro, che come si può vedere è impremuta, cioè impremuta, sì, impremuta. Se scalciano tantissimo, finché non si scurisce, non si può stabilire con certezza che sia impremuta. Ok, è già entrata dentro la sua tana. Ora vado a mettere la seconda. Continua a scalciare. Tacchete. Secondo me se ci butto da mangiare queste mangiano. Queste piccole fogne. Un test, vediamo se mangiano. C'è una pinza qua sull'angolo, sì, che ce l'ho la pinza. Dai, piccola fogna. Questi due sono a posto.
Non gli interessa niente. Cioè, voleva proprio tentare la fuga. Tac, usti. Qualcuno ha sete. Guardate com'è avida nel bere. Questo è un Arpactyra pulcripes, un maschio. Vi ricordate cosa c'è qua dentro? Vediamo se è timido. Preso. Massacro. E direi che con questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, pollice in su. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito. Condividete, cerchiamo di far crescere sempre di più il nostro canale. E che dire? Ciao a tutti!